Quindi Bocconi Mario. Presente. Zanucchi Angelo. Alfano Gennaro. Martelli Giovanni. Casali Daniele. Caporato Luana. Assente. Poi Roberto. Assente. Terzo Carmelo. Assente. Lavegna Vincenzo. Presente. Presente. Romualdo Nello. Tomasetti Monica. Allora, 9 presenti, per quanto riguarda la quarta commissione è valida, il numero c'è. Procediamo con l'appello per la settima commissione consigliare. Allora, Tumeo Salvatore. Presente. De Maio Pasquale. Presente. Buongiorno. D'Alessandro Alessandro alla delega il consigliere Forconi. Caissutti Renzo, sappiamo che è in arrivo, comunque al momento assente. Biorcati Di Nardi Michela presente, Martelli Giovanni, Casali Daniele, Caporaso Luana, assente, Terzo Carmelo, assente, Galanti Albina, assente, Lavegna Vincenzo, Bafundi Giovanni, presente, e Giovannini Vincenzo, che alla delega la collega Monica Tomazzetti. Nove presenti anche per la settima commissione. Ah, nel frattempo entra poi Roberto e Luana Caporaso. Non è
non ha spese rispetto a questa iniziativa, ma sarà direttamente la cooperativa a carico che riconoscerà loro una sorta di premio per questo, per questa attività di volontariato, quindi per il comune anche non è onerosa insomma in alcuna maniera. E non so se volete che si procediamo con la lettura di tutti gli articoli, avete avuto modo di leggerli e procediamo ancora un attimo poi con la parola all'assessore e al dirigente. Volete leggere gli articoli? Come vogliamo muoverci rispetto a... Sì, è molto breve, quindi magari così... Allora, io comincio con la lettura. Convenzione per attività di volontariato per l'integrazione dei migranti tra il Comune d'Aprilia, Piazza delle Costantine 30, ora poi denominato ente ospitante, rappresentata legalmente dal sindaco Antonio Terra e la società cooperativa sociale integrata a Caribu, con sede legale di Umberto Prima in Sezze, partita IVA, d'ora poi denominato soggetto promotore, rappresentato dalla dottoressa Maria Teresa Cucca-Listindo, in qualità di rappresentante legale, nata a Ruana, eccetera, eccetera. Premesso che al fine di agevolare l'inserimento sociale di migranti nel tessuto sociale, è possibile promuovere attività di volontariato, formazione ed orientamento presso gli enti locali a beneficio di coloro che partecipano al progetto Sincronia di inserimento e reinserimento di migranti, ai sensi della circolare ministeriale del 27/2014 numero 14.090. Tra le altre cose volevo anche dire che è arrivata una circolare appunto dal Ministero dell'Interno dove invitano proprio ad aderire a questo tipo di iniziative e di progetti per favorire appunto quello che abbiamo detto in premessa, l'inserimento, per far sentire queste persone, anche dare una dignità a queste persone ed evitare magari che girino tutto il giorno, ore per una città senza meta, senza obiettivi, no? Senza qualche stimolo. Quindi c'è anche arrivato l'invito dal Ministero a tale riguardo. Si conviene quanto segue. Il Comune di Aprilia si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti volontari su proposta del soggetto promotore, ai sensi della circolare ministeriale suddetta appunto. Articolo 2. L'attività di volontariato non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Durante lo svolgimento, l'attività di volontariato ed orientamento è seguita e verificata da un mediatore culturale designato dal soggetto promotore. Il Comune di Aprilia si impegna ad accogliere fino ad un massimo di 8 volontari proposti dal soggetto promotore. Per ciascun volontario inserito nel progetto in base alla presente convenzione, viene predisposto un piano formativo di orientamento contenente il nominativo del volontario, il nominativo del mediatore, obiettivi e modalità di svolgimento delle attività con l'indicazione degli orari previsti, le strutture presso cui si svolge l'attività, gli estremi identificativi delle assicurazioni rischio infortuni e per la responsabilità civile a carico del soggetto promotore. Articolo 3. L'accesso alle strutture dell'ente ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione dell'attività di volontariato di manutenzione del verde pubblico. Lo svolgimento dell'attività si terrà nelle aree verdi, parchi e giardini comunali del Comune di Aprilia. Il volontario è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo di orientamento, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento delle attività, astenersi alle indicazioni fornite dal... attenersi alle indicazioni fornite dal mediatore culturale e dal responsabile dell'evento ospitante. La partecipazione del volontario alle attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al mediatore culturale e al soggetto promotore al fine della tutela assicurativa di cui al successivo articolo 4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee delle attività, previo accordo tra volontario e evento ospitante, con il consenso del soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale. Articolo 4. Il soggetto promotore assicura ai volontari contro gli infortuni,
nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa per atti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi. Al volontario, il soggetto promotore riconosce un premio di €150. Articolo 5. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate per quanto di ragione espressamente a consentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati ai soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e l'ente ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196 del 2003. L'ultimo articolo, l'articolo 6, la presente convenzione ha durata dal 1 settembre al 3. Sì, qui la correggete voi, perché essendo ora fine mese magari la portiamo al mese successivo, al 31 dicembre 2015, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti per il periodo di un anno. Poi seguono le eventuali firme, insomma l'approvazione della cosa, ed è terminata qui. Io passerei la parola all'assessore, assessore Torselli, dice qualcosa. Buongiorno a tutti. Volevo dire che è stato già quindi illustrato ampiamente ciò che la convenzione quindi prevede, che il comune e la cooperativa andranno eventualmente a sottoscrivere. E volevo dire semplicemente che noi abbiamo accolto la proposta della cooperativa, perché intanto volevo fare un piccolissimo excursus rispetto a ciò che avviene sul territorio di Aprilia, perché magari non tutti sono informati. E la prefettura di Latina quindi mi ha incaricato la cooperativa Caribù appunto di gestire i migranti sul territorio di Aprilia. La cooperativa, quindi noi qua ci siamo fatti naturalmente, ci siamo fatti dare tutta la documentazione inerente, quindi la gestione di questi migranti, ovvero contratti d'affitto che la cooperativa ha stipulato e stipula quindi con i privati, quindi i privati cittadini, per alloggiare queste persone, questi migranti. Quindi sono state individuate 5 residenze, quindi in tutto il territorio, sono state naturalmente preferite. È stato preferito la periferia della città per ovvie ragioni. Quindi queste persone variano da 60 a 70 persone, alloggiano quindi in diverse località di Aprilia e sono monitorate dalla cooperativa, ovvero quindi c'è un mediatore culturale, c'è un supporto psicologico, quindi ci sono assistenti sociali, quindi insomma sono persone che sono monitorate anche a livello sanitario naturalmente. E diciamo che dovrebbero stare in periodi piuttosto brevi, ma purtroppo sappiamo tutti che i problemi sono molteplici rispetto al riconoscimento, quindi a tutta la procedura per la concessione dei permessi, eccetera. Per cui rimangono sul territorio da 3-6-9 mesi e il periodo è piuttosto lungo, per cui abbiamo ritenuto quindi possibile un discorso del genere, quindi sempre anche quindi accogliendo i suggerimenti del Ministero, per cui favorire appunto l'attività di volontariato di queste persone nel periodo di permanenza sul territorio. E credo, a mio avviso, che sia una dimostrazione di un grandissimo senso di civiltà, perché appunto valorizzare quindi intanto la considerazione dell'uomo in assoluto. E oggi il welfare
incentrato proprio sulla, quindi sulla considerazione della persona in prima, sotto, per prima cosa in assoluto, per cui quindi permettere a queste persone di passare questo tempo, perché sono di transito, è importante questo che si sappia, quindi sono persone che si trovano in transito. È chiaro che adesso stiamo in questo momento, proprio in cui noi appunto stiamo per sottoscrivere questa convenzione, sta accadendo qualcosa di eccezionale, di straordinario, che ahimè è fuori controllo, per cui quindi questo grandissimo flusso di migranti, ma questo non comporta assolutamente un discorso diverso dal numero di migranti che sono sul territorio di Aprilia. Quindi questo è, intanto questa convenzione è già da un po' che noi la stiamo valutando e quindi insomma c'era già stata proposta, e comunque questi migranti sono qui sul territorio dalla fine del 2013, per cui sono quasi 2 anni e mezzo. Quasi. Per cui diciamo che queste persone dovranno semplicemente, non è un lavoro, è praticamente un modo per poterli far integrare, per poterli far passare il proprio tempo in maniera costruttiva, ma soprattutto, ripeto, non è un servizio al comune, è proprio una questione di valorizzare, di tenere in considerazione la persona. E credo che oggi più che mai sia importante un'azione del genere. E sono a disposizione per qualsiasi richiesta di spiegazione. Grazie. Sì, prima di proseguire con gli interventi dei vari commissari, la parola al dirigente, dottor Cucciardi. Buongiorno a tutti, presidente, assessore, signori consiglieri. Era soltanto per associarmi a tutte le considerazioni fatte in ordine al fenomeno della migrazione dei migranti. Abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini che ci provengono da altri paesi, quello che sta comportando questo flusso biblico dall'area del Mediterraneo, dei Balcani, eccetera. Quindi io mi limiterò eventualmente a dare delle risposte in ordine alla convenzione e quindi tecnicamente su questo non ho altro da aggiungere, grazie. Allora, Paffondi, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei partire prima dalla confezione, partire proprio dal progetto. Il progetto si chiama Progetto Sincronia. Nel progetto ci sono alcuni passi dove per due mesi circa il mediatore sarà insieme ai nostri giardinieri, al nostro coordinatore, che farà poi da punto di riferimento per il progetto. Sono 8 persone, si alterneranno praticamente nelle prime 3 settimane, 4 una prima settimana, 4 l'altra, e poi ci saranno nelle prime 2 settimane, si alterneranno gli altri 2. È un po' complicata la situazione perché, a quanto ho letto del progetto, il comune dovrebbe intanto dare a queste persone, dovrebbe dare gli attrezzi per poter poi operare nei vari giardini. Quindi già c'è una prima spesa, quindi non è vero che non c'è una prima spesa, c'è una prima spesa, e anche se di solito credo che abbiamo fatto la commissione congiunta tra la settima e la quarta, perché prima era soltanto la settima, adesso è fatta apposta perché sarà sicuramente integrazione. Altro è invece il passaggio nella motivazione per la parte sociale, per cui il cronoprogramma del progetto Sincronia, poi come sono fatti. Praticamente parla di 3 settimane, parla dell'inizio dell'attività, praticamente lunedì, martedì e mercoledì, e poi nelle altre settimane praticamente si progetta soltanto al lavoro vero e proprio, insomma, quindi faranno il lavoro di giardinaggio, in quanto ho capito, perché la cooperativa si è posta dal fatto che dice che questi ragazzi già dal lavora a Sezze, già la cooperativa dal 2001, quindi opera in cooperativa già dal 2011, non è adesso. E se è vero che queste persone sono nel comune di Aprilia già da circa, credo, 2 anni, stanno nel comune, 2 anni, 2 anni e mezzo stanno nel comune di Aprilia, quindi li vediamo circolare, almeno a Montarelli ci sono 7-8 in un'abitazione, che credo che sono tutti ragazzi, ma si alternano, ogni 6 mesi vanno via, poi entrano gli altri. Il problema è che sono monitorati da quanto questi ragazzi? Da parte della prefettura?
che se la prefettura li manda ovviamente hanno un periodo di monitoraggio, quindi ovviamente sapremo se sono effettivamente clandestini o se sono ovviamente, credo che per fare in realtà una cooperativa sociale, per essere monitorati dalla prefettura, credo che non siano clandestini, quindi appuriamo questa cosa perché non vorrei che poi dalle voci del corridoio si formano delle cose che qualcuno potrà cavalcare. Siccome sono ragazzi che comunque monitorati e dati dalla prefettura sono, non sono clandestini, quindi già una cosa importante. Il fatto che vengono integrati, non vengono lasciati praticamente così in giro per la città, credo che da parte mia non è una cosa che possiamo, credo che si possa accettare, perché intanto sono volontari, quindi i costi sono, non sono a carico loro, c'è soltanto quella parte che poi credo che mi spiegherete se effettivamente l'attrezzatura che dovremmo consegnare sono attrezzi già in possesso al comune, quindi si passano quegli attrezzi, oppure dovremmo dare e comprare altre attrezzature appunto con loro, quindi nella convenzione, che se avete, non c'è scritto, quindi sta solo nel progetto questo passaggio che voi leggete. Se volete posso anche leggere, perché l'ho sottolineato. Dove dice, dalla seconda settimana sarà applicato il seguente schema di rotazione trimestrale. Ogni settimana saranno in servizio due coppie di asilo, alternando dal lunedì al sabato per 3 ore di turno. Ogni settimana cambierà solo una coppia rispetto alla settimana precedente, così da assicurare la continuità del servizio. In ragione del servizio svolto si richiede volontaria disponibilità o flessibilità oraria nell'ambito del monte ore prestabilito, disponibilità dell'impiego occasionale dei giorni festivi. Il mediatore supporterà per i primi 2 mesi l'attività di affiancamento da parte degli operatori del comune e nella parte superiore dice il comune la fornitura delle informazioni e degli strumenti necessari all'esecuzione dell'attività. Quindi parla praticamente del sarà cura del responsabile del servizio, che poi è questo che dice. Il responsabile del servizio con l'aiuto del mediatore designato dalla cooperativa della Ripucco ordinerà le seguenti attività. Contatti con il comune, valutazione delle problematiche, verifiche delle capacità e fornitura delle informazioni e degli strumenti necessari. Ecco perché dico, se qua c'è scritto che la convenzione c'è scritto, vorrei capire questa parte, se sono costi da parte del comune, se attrezzi già in dotazione del comune vengono dati a loro. Magari poi dopo sì, credo sì, tornando da che c'è scritto tutto. Quindi dei costi ci saranno. Vabbè, poi sentiremo prima le risposte e poi casomai. Grazie commissario Bonfunti, la parola commissario Boi. Grazie Presidente. Due domande. Una è relativa all'articolo 4, dove praticamente si riconosce il premio di 150 euro e una tantum per l'intero periodo, o viene diviso l'intero periodo. Allora, relativamente con l'altra domanda era quella che ha anticipato però. Bafundi, dove nella relazione del progetto si parla di asilo e delle condizioni di ambiente di protezione internazionale. Allora, la prefettura non li ha classificati come clandestini, sono stati censiti in sostanza. Siccome è proprio in questi giorni un forte nastro dibattito che coinvolge l'intera Unione, allora noi stiamo parlando comunque al di là che siano clandestini o comunque censiti, parliamo di persone che hanno il diritto d'asilo internazionale, quindi parliamo di profughi di guerra e non di migranti solo per scopi prettamente economici legati alle terre di origine. Questa è fondamentale, grazie. Grazie consigliere. Poi consigliere Lavegna. Salve, buongiorno. Alcune domande sono state poste già inizialmente perché ruotano soprattutto sia sull'importo che voi date per certo che sono 150 euro per le 3 settimane, se non vado errato, quindi quello, per il periodo intero di formazione e di integrazione di questi ragazzi. Sono i 150 euro, come si stava dicendo. E soprattutto quello che è quello che Roberto Boi ha detto poc'anzi, che la prefettura le abbia già identificati, conosciuti e quindi anagrafati e possano circolare o come profughi o come immigrati, ma che rientrano nella fascia di non clandestinità intesa dalla dal diritto internazionale, e su questo poi ci
farete sapere con certezza, perché qui non abbiamo nulla, ma avete quello che la prefettura vi dice, sono persone che sono da integrare, però non sappiamo, perché molto spesso anche la prefettura dà nominativi, ma che sono da integrare, noi li prendiamo per buoni, perché la prefettura è un organo superiore e quindi noi ci atteniamo anche a questo. Anche sapendo che tutte le cooperative negli ultimi periodi, negli ultimi anni, per come è stato preso così a cuore la problematica dell'immigrazione, dei clandestini, di tutte le persone che stanno arrivando sui territori europei, quindi non solo in Italia, sappiamo poi moltissime di queste cooperative che fine hanno fatto e che quali sono gli interessi delle cooperative. Io non voglio essere controcorrente e voglio centrare bene l'obiettivo, perché siamo tutti grandi buonisti in Italia, siamo tutti quanti quelli che vogliamo l'integrazione, beh, pure io ho l'integrazione fatta bene, siamo tutti quelli che vediamo, cerchiamo di aiutare per quanto possibile questi ragazzi che hanno delle difficoltà, però dall'altra parte ci sono dei movimenti che lucrano e sfruttano queste persone, anche le cooperative. Io non conosco sincromia o sincromia, non so come si dice, non dirà di recente, sincromia o sincromia, ma il senso, sì, non so se è sincromia o sincromia, perché io non c'è l'accento, quindi sì, io parlo del progetto, però è indifferente o sincromia o sincromia, perché non c'è l'accento, non è quello l'argomento. E io ritengo che questo buonismo che tutti quanti noi abbiamo a volte lascia un po' perplessi, perché poi si arriva ad avere, perché fino a qualche anno fa tutte le cooperative erano buone, tutte le cooperative erano quelle che potevano accedere a questi piccoli fondi, perché sono piccoli su 3 settimane, ma su tante progettualità che esistono sul territorio sono milioni di euro che escono, quando poi invece progetti che noi, e questo non voglio dire che sono il finto buonista o il buonista che non può far passare o non crede in questa integrazione, ci credo, ci mancherebbe altro, sono qui però anche critico, perché esperienze portano a pensare, anche se la prefettura ha individuato in questo progetto in Caribù una cooperativa fattivamente operante sul territorio, sono sempre stato scettico sulle cooperative e ci resterò, quindi il mio pensiero non è esterno a contrabilità. Quando poi invece si è sempre trattato in passato, e qui non voglio fare demagogia, né voglio sentire battute strane, quando si è trattato di affrontare o di argomentare situazioni che potevano andare incontro, quindi una piccola valenza, quello che è sempre stato il disagio sul territorio aprigliano a fronte di difficoltà che ruotano degli immigrati che sono ormai italiani, comprendete bene, quindi non l'italiano che voglio fare demagogia, cioè, perché all'italiano non gli diamo il lavoro, lo diamo agli extracomunitari. Sto dicendo anche un'altra cosa, quindi i migranti sul territorio che ormai sono anche italiani, ben integrati, figli di stranieri, ormai cittadini italiani, non ho mai trovato né una cooperativa, né una società cooperativa, né nessuna associazione che si fa promotore, anche la prefettura. Io non ho mai visto un progetto della prefettura o di chi che sia che potesse in qualche modo fornire, dare questo tipo di progettualità sul territorio nostro in questo caso, ma in generale su tutto il territorio regionale o nazionale, lavoro per questi altri soggetti che hanno le stesse difficoltà di inserimento sul tessuto sociale nostro. Però quando si parla, perché ci riempiamo tutti, io non sono ipocrita e non voglio essere, non lo sarò mai, ma quando poi invece si parla di extracomunitari, di immigrati, profughi e tutto ciò che vuole su queste grosse difficoltà che stiamo attraversando e che stanno attraversando queste persone, escono fuori le cooperative, la prefettura che ordina, noi che li assumiamo, le persone che escono i soldi, quando invece si tratta d'altro non ci stanno soldi, non ci stanno fondi, non si può stanziare nulla. Quindi voglio tenere distinte le due cose, quindi non vado oltre in questo discorso, perché io ho i miei punti di vista, li mantengo, sono coerente con quello che dico e lo manterrò fino alla fine, anche quando sarà in consiglio comunale. Ritengo importante l'iniziativa, ma da qui ad accertare, perché è molto semplice, la prefettura ha dato il nominativo, ce li prendiamo, li abbiamo, sono monitorati, come diceva il collega, i fondi sono di 150 euro, la cooperativa non sappiamo, opera dal 2001, dice
qui sopra al regolamento, alla convenzione, però rimaniamo sempre al fatto con un retaggio che è stato quello delle cooperative fino a 2 anni fa, legate ai famosi scandali che sono verificati su questo territorio. E anche qui siamo stati anche noi a Migliani, Castellani, a 2 passi toccati da qualche soggetto di cooperativa che ha avuto questi legami e quindi fondi distratti. Noi diciamo sono solo 150 euro per 8 persone, per 3, è il principio. Per cui io per il momento mi limito a questo. Chiaramente la bontà nostra di assumere in carico questo progetto di integrazione c'è, ma sempre sulla base di certezze che poi voi ci darete per quanto vi riguarda, che siano, come ha detto Roberto Boi, persone che sono già monitorate, controllate, con nominativi che non possono essere interscambiati, perché è facile anche in quegli ambienti cambiare nomi con l'uno o con l'altro, per cui io ritenevo di fare questa puntualizzazione. Poi al termine magari di indicazioni che ci darete tecnicamente o mi darete sulla mia richiesta, poi eventualmente farò un altro mio intervento. Grazie.